La salamandra di Lanza è presente in pochissime valli delle Alpi Cozie, solo nella Val Chisone, nella Val Germanasca, nella Val Po e un piccolo nucleo isolato nella Val Sangone. E poi ci sono piccole popolazioni anche sul lato francese di queste valli, che corrispondono al parco del Queyras. È una specie estremamente interessante e estremamente vulnerabile dal punto di vista conservazionistico, perché è presente in solo queste vallate in tutto il mondo. L'ambiente ideale per le salamandre normalmente è un ambiente che contiene parecchi rifugi sotterranei, aree in cui c'è un elevato numero di rocce, quindi sul fondo dei versanti oppure dove c'è sgretolamento delle montagne, perché gran parte della loro vita è comunque ipogea, nel senso che si rifugiano per sopravvivere ai periodi di siccità e al sole in questi terreni. A bassa quota colonizza anche dei lariceti radi, mentre ovviamente a quote più elevate si tratta di praterie e montagne. Allora, per prima cosa viene rilevata la taglia, dalla punta del muso alla cloaca, 91 mm. Dallo scorso anno stiamo conducendo questo studio sulla salamandra di Lanza, i cui scopi principali sono quelli di valutare l'abbondanza della popolazione di salamandra, valutare se sono presenti infezioni, soprattutto infezioni da fungo chitridio, e valutare la connettività genetica tra le popolazioni. Poi viene misurata la lunghezza della coda, 69 mm. Si è identificata un'area vicino ad Alpe Cialancia, un pianoro dove la densità di salamandre sembrava abbastanza elevata, tale da permettere uno studio di cattura e ricattura. L'animale viene pesato. ...20 grammi. È stata scelta un'area in questo perimetro, si è deciso di iniziare a marcare le salamandre con questi transponder, quindi le prime sessioni sono state di raccolta di tutti gli animali e marcatura. Poi viene verificata la presenza già di una marcatura tramite chip. Servono almeno 6-7 occasioni di cattura per avere dei dati di densità affidabili. E dato che non è presente, viene marcata con un nuovo transponder che viene applicato sulla parte ventrale della coda, inserendo l'iniettore a valle della cloaca. Una volta terminata l'operazione, l'animale può essere rilasciato. Prima dell'inizio dello studio si ipotizzava che ci fossero popolazioni estremamente ridotte e la presenza fosse estremamente sporadica. Già dai primi rilievi è emerso un fatto inaspettato, infatti la salamandra di Lanza è stata osservata in numerose aree con densità abbastanza elevate. È una specie che mi sta molto a cuore perché da un lato si trova appunto in un'area vicino a dove sono nato, in più vive in ambienti estremamente belli in cui è piacevole stare, è piacevole soggiornare anche in solitudine mentre si lavora. Sai di essere quasi sempre da solo con le salamandre, in montagna di notte, in aree anche poco battute, quindi lavori spesso anche in serenità e tranquillità. Sicuramente l'aumento delle conoscenze su questa specie fornirà delle informazioni utili per la sua conservazione, ma ci si augura che gli enti locali e la popolazione comprendano bene i motivi dell'importanza di questa specie e si adoperino per migliorare la tutela della salamandra di Lanza.